SS-tista, pulizia del viso, parte 3. Ecco, questo è il risultato della maschera asciutta, ok? A mo' di gesso. Allora, adesso prendiamo le spugnette bagnate, non troppo strizzate, perché dobbiamo prima tamponare tutta la maschera, così, senza toglierla netta, perché è aggressivo toglierla in quel modo, perché va prima ammorbidita e poi tolta. Ok? E poi tolta. A questo punto vi faccio vedere anche la mia tecnica di massaggio e con questo video Explura, ragazze, veramente vi insegno il mio trucco del mestiere, perché questo massaggio, questa tecnica di massaggio al viso è più unica che rara. Ma quanto è brava sta SOS-tista! Che fortuna che avete! Io tolgo le maschere sempre verso l'esterno. Sempre come tipo massaggio antirughe comunque. Seguo sempre la metodica dell'antirughe, vedi? Come quando spalmo la crema. Ecco qua. Togliamo ben bene. Pare che è tolta bene, no? Ok, allora a questo punto di nuovo asciughiamo con un Kleenex perché si deve assorbire bene la crema o l'olio per fare il massaggio. In questo caso io uso l'olio di mandorla vegetale, una piccola quantità, spalmo sulle mani, spalmo sul viso, collo, décolleté. E sotto la preparazione al massaggio l'avete già visto, quindi adesso parto subito con la tecnica di massaggio. Questa è la suoneria, non ci badate. Ok, sternocleidomastiteo, muscolo molto importante. Prima si stimola, poi si massaggia. Di qua e di qua. Purtroppo non possiamo rispondervi. Guardate bene che io le mani non le stacco mai dal viso, da quando comincio a quando finisco. Molto importante. La cliente si sente avvolta da questo massaggio, coccolata e poi molto efficace, perché questa è una stimolazione a tutti i muscoli facciali per poi andarla a scaricare e quindi diventerà un ottimo antirughe e la cliente apparirà distesa, come se si fosse appena svegliata. Questo è un massaggio per le rughe delle labbra, eh? Massaggio orbicolare, 1, 2, 3 punti, molto importanti. Punti schiacciate sotto il sopracciglio. Questo è ottimo per le borse, per
per le palpebre gonfie, scusate, palpebre gonfie. Quindi schiacciate, drenate in dentro, sotto l'occhiaia. Adesso sopra il sopracciglio schiacciare e fate il numero 8 per 8 volte. Interno schiacciate numero 8 per 8 volte. Massaggio della palpebra e scaricate. Fronte. Ok, allora faccia un bel respiro, signora, con il naso. Espiri con la bocca. Questo serve per rilassarla. E adesso inizia lo scarico. 1, tempie, pompaggio, drenaggio. Fino alle orecchie. Scarico muscolare questo, delle tensioni. Sotto le orecchie, gangli linfatici, 8 volte pompaggio, scarico sotto la nuca, sotto il collo, braccia. Rifacciamo tutto da capo. Fino a sotto lobo, gangli linfatici, pompaggio 8 volte, sotto al collo, sotto al trapezio e scivolare. È molto d'effetto, è molto stimolante, è molto rilassante. Di solito la cliente sotto si addormenta. Massaggio bene anche le orecchie in tutti i versi, le scarico perché rinforzo i reni e poi scarico bene lo sternocleidomastoideo, scendo giù poi sulle spalle. Va fatto un pochino più lento, adesso è un momentaccio e quindi dobbiamo un po' affrettarci. Lento e profondo, come tutti i miei massaggi. Importante scaricare bene qui sotto la tensione e il plesso solare. Ok, molto fortunate, gran trucco del mestiere vi ho insegnato. Sono pure un po' gelosa, questo è il mio cavallo di battaglia, me lo sono portato per 24 anni in tutti i centri estetici e spa che ho lavorato. Quindi vi auguro buona visione e buon lavoro. Aspetto i vostri commenti.